da piana e gen di bri. Su malerta ti slapiota, con l'ardor ti taianti. Piemontar di tadamu, calata nel creatur. Piemonteis, piemonteo vive, si brande del nostro lu. Amis e amise del Piemonte, ben a trovà a tutti da Piemonte vive. Il nome al bonheur di stare ancora insieme un'altra volta e per parlare e cantare piemonteis. Come sempre, Dio va di merci a Telegranda che regala questo spazio da dedicare alla nostra bella lingua piemontese. In cui siamo sì in compagnia di Roberto Mattiauda e l'avremo il piacere parlare della Val Maira, questa bella valada a chi la dedicaie tanti anni di studi e l'ha coscritta il bei liber. In particolare si parlerà dell'Alta Val, dove chi ha vivuto per tutta l'istà. Allora Roberto se la sveglia e dice che è cos, e la tua bella valada, e dona la parola. Sì, grazie. Mi anticipo che sono in studioso, come ho detto, e mi definisco in curioso. Vabbè, comunque. Perché mi piace vedere che cosa mi interessa. Vado a cercare, meno male. E allora, l'ho avuto l'occasione, perché mi sono originari, me sono originari della Sud da Celio, proprio, ma l'origine è antica, perché mi li trovavo nei registri della canonica di Acelio, li trovavo che mi avevo più lontano. Era partito da Acelio, se niente che Burga, a metà del 500. Caspita! A metà del 500. E era calato a Bernès per trovare, e poi da Bernès sì. Mi sono andato avanti, poi sono venuto a Carai e voilà. Sì, praticamente sono andato a un pianura, via, praticamente. È interessante il fatto che, su sì, che mio nome ora è Mattiauda, ma in origine, quando mi avevo le partite lassù, ero Mattiauda. Ah, Matteo. Io ero Matteo, perché lassù io ero Matteo e su Macacelio. Ah. E su due borgali, Frere, oppure al Vilar. Al Vilar, quindi... E lei diventa Matteo per un semplice motivo. Quando che è partita lassù, a metà del 500, tutta la zona, sì, la pianura di Cuni, dove l'Urso Menù, l'Urso Ndai da Bernès, era francese. Ah, era certo. Giusto a morire Francesco I, era Enrico IV, eccetera. E allora, lui che si chiama Matteo e va... Da un previ francese, un ufficiale dell'Stato civile francese, e dice: mi chiamo Matteauda, e che come lo scrivo? Alla francese, certo. Matteauda, e poi è diventato. È così, è proprio bello, che bella ricerca, simpatica. E dopo sono andato a Carai, alla Paschera, l'hanno fatto in Masue per una vita. Tra l'altro ero il masuè del barone Emanuele di San Giovanni. Caspita. Che era la storica della Val Maira, che proprio la classica storica. Sì, sì. E allora, quando mi sono andato, mi è sempre interessato abbastanza tutte queste cose vecchie. Sì. Però quando sono andato in pensione, avevo un po' più di tempo, e allora le dedicai un po' più di tempo a queste cose, sì. Ah beh, certo. Le comincia con il primo libro che li fai nel 2014, che era un censimento, insieme a tutte le opere di un pittore, chi canote c'è poi il pittore itinerante. Itinerante, sì, quel famoso pittore. E era Giuseppe Gauteri, e era un di cinque fratei, Ieru Sinfrei, il pare co pittore, e Castile era che almeno dutà, disuma. Ah. I frei pingamba, chi che l'ha fatto il Domo Salusse, eccetera. Ah, caspita. E Castile invece passa la vita a girare le Burgà con suo asu, e con tutta la roba insieme, girava stasia fuori di mes, e pitturava, le capi, pitturava, faceva i pilumi, sì, la gente da giù da mangiare da bene, da giù da mangiare, da giù la forma di formaggio, da giù che cosa. Sa, ieri che dunque l'aveva un po' pizzotto, che visia che al buttesse la firma, insieme alla fresca, allora costava un po' di più, da giù. Ha capito, beh, abbastanza firma. Infatti, chi era il più, diciamo, il meno bravo di tutti i frei. Ah. E infatti, se firmava tante volte, Giuseppe Gauteri, fratello di Cavalieri. Perché i soffrei, uno era stato soldato, quindi era un cavaliere proprio effettivo. Sì, e io invece ero un gamba, li ho frequentato l'Accademia Albertina e tutto pianta.
Infatti, ero diventato, mi detto, a fine il decreto nomina d'un, 1860, caspita, cavaliere del Regno d'Italia. Vabbè. E allora lei le comincia a girare, a festo libero, e poi l'endei ben che le trova la sua ad Acelio, le arriva in bel di parco Don Beppe Dalmas, che l'era arrivato dal Brasile, dove era stato tanti anni in missione, le fa col direttore la Caritas diocesana di Saluse, e insomma diventa mia, insomma frequentasse, spero tu ancora, e un bel dì che ha la dime, ma senta un po', c'è tanta gente che viene, mi telefona, mi manda di mail, mi manda, mi chiama. Per informazioni. Informazioni, specialmente ecco, i nevudi di emigrare. Chi dunque l'avevo detto l'albo genealogico. Ecco, esatto, giusto. Però il problema è che mi le sin parrocchie. Ah, caspita. Che la Celio, la Canosio, Marmora, Celle Macra e l'Arma Macra. Caspita. Ma io come fumi, vun da un tempo, per magari gli è un calendario, ma la fumi allenare. A Marmo mi tocca partire. Fai su poi una cosa. Sì, a Celio è un canonica le grossa, gli è spazio. Mettai su poi tutto l'archivio, tutti gli archivi, bene, sì, gli archivi, le parrocchie. Ah, ecco, barone tutti gli archivi. Barone, ma tutti, bene, sì, parelle così facile. E poi la dimmi, ti piace queste cose, se la avessi sveglia di occupare di queste cose, sì. Vabbè, fumo, ma portate su, scatolone, ma portate montagne di scatolone. E poi, insomma, mi tassi lì, specialmente me, pian pian, li tira fuori tutto. E per buttare a posto, due drevi, guardè, cogliere. È obbligato che ti usi. E guardando in sai là, le trovare cose decisamente interessanti, simpatiche, per esempio. Per esempio, queste memorie di questo previ, sì, questo sì, parco, anzi, due parco. Uno era il parco di Acelio, Don Domenico Cotti. L'altro era Ciapera, l'era Don Sebastiano Alemandi, che la gente conosceva tutti come Don Bastian. Don Bastian, sì. E l'era un che l'aveva, per il suo tempo, l'aveva gran belle idee. Certo. L'era fin troppo moderno, fin troppo avanti. Infatti, la gente gli piaceva in tanto, che Ciapera. Che Ciapera era gente dura, tosta, che all'avia era stato uno dei primi allievi di Don Bosco, che era originario della Burga Bescodun di San Michele al Prasso. E suo padre era sindic, in sua barba era parco a San Michele, e allora probabilmente che in maniera la fare un dea a Turin al Val d'Oc, certo. Da Don Bosco, e prima di era con in brevi, Sì, sì. E diventa maestro, maestro elementare, però il maestro allora probabilmente gli istruì in maniera tanto più ampia, più vasta. Sì, tanto sì. È vero che sapeva tutto dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'amministrazione di comune, e infatti sì. L'ha scritto tutte queste cose che dopo li vedono e sono riportate. Certo, certo. E dopo ciò, quando aveva già 35 anni, aveva una vocazione. Ah. E le diventa previo. Ah, diventa previo. Tardiva, proprio, vocazione tardiva, o basta. E dopo l'ha mandato lassù a Ciapera, che era un posto dove non era niente che si andava, perché Ciapera era... Penso che fosse proprio in la gente lassù era proprio... Tanto era che a Ciapera era la famosa maniera di... Dicevo, noi siamo a Ciapera e noi siamo. Noi siamo. Quindi ben c'era la cosa. Parla con gli altri. E lassù era una continua lite con la gente, che aveva bisogno per travai. La gente sortì fuori, la saunè fai travai, bisogna rinforzare la chiesa perché l'avevo costruita in muraglia la parrocchia senza tante fusamenta e allora cedì una frisa. E che allora c'è mai muratore, ma la sua gente, c'è i carabinieri, fumo venire i carabinieri, no? Deruse, deruse. Però che allora aveva più a cuore la sua missione, la sua disumanità del parco e bisogna. Fede tutto per mostrare a questa gente come lei che si faceva, per esempio, chi vedeva che i campi la si rendiva poco, cioè allora gli era un dare anche come tipo di lavorazione, gli era un dare perché facevano nelle rotazioni, loro buttavano sempre selve lì, buttavano sempre patate là, e chi diceva, ma fai non parei, venta cambiare, venta... Probabilmente chi l'aveva già avuto di idea, chi l'aveva già studiato, l'aveva già sentito parlare del guano, allora, chi l'aveva già, infatti parla di, quando si parla di Prà, l'allevamento, la coltivazione di Prà, che l'aveva già campiato, era durato il guano, per consumare, sì, e diceva, ma campiamo all'autunno, alla prima slafiocca,
E l'oliva giù e dopo viene dritta. Sì, e sì, sì. Ti l'uomo sempre fai parei. Sì. Ne ti sumo perché l'uomo sempre fai parei. La tradizione. E allora, alle, delotte grandi. Sì, penso che sia abbastanza facile. Comunque ha fatto cose incredibili, mi li ho visto, li leggo in Porto Libero lì, ma veramente che avesse tante capelle, perché resisti tanti anni parei anche, perché poi alla fine sei stato obbligato a resistere per forza. Ah, per forza, per forza, perché tu chi ha le morte lassù e le morte anche giù. Poi magari il vescovo gli era abbastanza duro, anche se te tutti a più re, a parte che Caleda Ciapera, prende fino a salute della vescovo, niente si può venire due dì e con buona forza, perché è la strada che ero. Perché avete calcolato, avete tenuto conto che la strada, come che è ora, che era anche un imparello, era mai cantare a battuta, di arrivare a Celio, manca nel 1997. Quindi chi ha da Ciapera doveva arrivare a Celio sulla mulattiera. Sì. E poi trovai che Dunca non me ne disse giù. Era proprio una cosa tanto semplice. E poi era un tipo che... Insomma, era anche a diocesi, a Salusse, coniusandolo, quando lo vedeva arrivare, scappavano tutti, perché cercavano tutti di evitarlo, perché chiaro era l'unica... Poco... Non che l'aveva detto, non mandava neanche a dire. Sono venuto fino a sì, per piacere, deve con un po' di udienza. Infatti, gli è diverso a netto, appunto, ma che caso di chi più simpatico, lei arriva a Salusse per parlare al vescovo, lei era allora a Disney. La chiamaia a Previ che era lì, diceva, ma mi lei manca di parlare con il vescovo. Ah, ma il vescovo ora le mesdì, le ha disne con i segretari. Ah, sì. Aspetta il domesdì per parlare. Ah, no, no, ma mi poi ne, mi poi pa, mi dove andare su a Ciapera, mi lei da fe, per me lei il feng in terra. Se venga piove, mi il feng. E il Previ dice, va bene, aspetta un attimo, dai, l'annunzialo. Le entra, io tiro la che mangiavo. Oh, reverendo, Cavena, allora come va? L'era, il vescovo era Monsignor Alfonso Buglione di Monale, famoso personaggio anche nobile, quindi era un tipo, anche fisicamente imponente, quindi l'era. Come va, reverendo? Come va? Cosa c'è per? Ah, van pro bene. Tempo presente che l'era l'ora Disney, Sì. Van bene, la gente, bene, una messa, sconfesso, la Pasqua non fa tanti, mi lei il feng, finì il feng, da finire l'unico un po' per terra. E per la carava la fame tre cravotte. Tre cravotte? Ah sì. Te, ma guarda un po'. E poi, ma tre cravotte, come fanno? Io mi acclamo. E come fanno? Fanno come belle. Sì, due mangio in guarda. Allora, reverendo cassetta. Si è autoinvitato con questa aneddoto fortissimo. Lì, invece, fortissimo. Bellissimo, bravo. E beh, ma in effetti d'altra parte sono personaggi intelligenti che la sapevo benissimo. Se poi la via Seliu chi ha la vocazione era convinto e pensava più di fare bene per sé. Sì, sicuramente. Perché in effetti la via capì che più di una mano a migliorare. Perché la via. Certamente devi essere anche tu ostinato, perché se no riesci pa, a fare cambiare idea, sì, perché l'è pa facile. E per la via, lui, diciamo, all'inizio della sua carriera ecclesiastica, la via aveva la fortuna di lavorare con Don. Come le chiamiamo Carlo Drone, che sono camica, ora mi scappa il nome, che sono camica, gli è processo di beatificazione. Don Conte, no? No, dopo non avevo in mente. Sì, ma fa per niente. Infatti, chi la via affidai la gestione del collegio, e poi dopo era stata lì per due anni, la via imparà come fai con i masnà, con i fiori, e poi era andata a fare il maestro, ecco fa il maestro. Prima che andava a Drunè, a Pagliero, e era contento perché gli disse una volta arrivando da Brusasc, tutta pe, c'è poi la sua traversa, arrivando da Brusasc, l'era fermato lì alla sera, lì a Pagliero, e sentiva dopo Zina, allora era nella televisione, quindi le persone si sentavano tutte fuori dalla capra, parlavano, ciaramlau, e sentiva le figlie, che cantavo le lodi alla Madonna e dall'altra parte del valun, dai fracce, gli ai tefi rispondivo e che ha con te. Dizia te, lei sembra proprio bene. Aspetta, che carino, bello, bellissimo. A proposito, chi altro sei che l'aveva scritta? Don Matteo, ancora mi viene a mente. Don Matteo, ecco. Ma Matteo le con cognome di Valmaira? Matteo le co da derivazione, la radice è sempre quella. Ah, capito. De Matteo, venuto da Manon Matteo. Ecco, da Matteo di Matteo, da Matteo, Valvaraita, il suo Matteo. La radice è sempre quella lì. Perché poi quando abita i cugnon più o meno, era questa cosa lì.
Sai che l'avevo sta poesiola che mi ricordo giù che era simpatica. Ah, sì, la poesia. Che l'ha la scritta che deve essere qui un po' prima. Perché la dice. Scusa, proprio il. Ah, ecco. Sì, l'aveva scritta una poesiola che mi li trova. Li trova la propria scritta. Sen... Tu che hai carta, ma grossa, giusta, parecchia carta di recupero, eh? Sì, sì, tutta sì, cancellata, sì. Dopo rifatta. Che dopo si è scritto che l'avevo cancellata, che forse vi siamo congiunte che i cosi. Che carina, la lesuma, magari la lesuma. L'esla, che è bella. Allora, il titolo è Il secolo che muore. Dietro dei monti di Stroppia e Nubiera va declinando mia ultima sera. Ah. Su quella, seduto, gran punta sovrana, ti volgo uno sguardo, o valle Mairana. Grandi vicende, racconti in tua vita, guerre e rimorsi di tutta mia vita. Tra guerre e flagelli del gran Napoleone, io venni al mondo sopra un cannone. Che la chiama Mairana, valle Mairana. Mairana l'era il vecchio. Devia dire anche la rima. La rima, ma per dopo anche il documento storico della Val Maira, il primo documento del Barbarossa, quindi il 1028, era lì, anzi prima qui. E la cioè, ma proprio Valle Mairana. Valle Mairana, bellissimo. Nella latina. Bella questa comunque. Questa sì, chi è l'ENA a cavallo Sencanù, perché l'ENA a cavallo le guerre di indipendenza. Sì, certo, quindi come sempre si parla di guerra, in modo masso, oltre che interesse per cui. Poi, vedi tu cosa termina di andare avanti con te, se che i cose i padri... Ma chi fa un po' di storia, un po' anche della Val Maira. Le Burgà, un po' gli abitanti, queste cose lì magari. Sì, sì. Chi fa un po' di storia della Valada, dice che l'era già popolare, secondo chi è, sì, ovviamente fai misure un po', perché chi parla un po' branche, subito dopo al tempo del diluvio. Quindi si diventa capicura del capitale diluvio. Sì, sì. Ma dice anche che effettivamente, quando è stato il diluvio, tutte le pianure erano allagate. Quindi la gente non vive in pianura. E certo. E allora andiamo a vivere le montagne. Se facevo il desbuscavo, se facevo il sopra, e costruivo il burgà, e poi dopo pian pian l'acqua della sutta è andata via, e allora la gente cominciava a calare anche un po' più basso. Parla delle burgà di Ciapera. Ora, a Ciapera, se conosce Ciapera come burgà, però, dice una volta, oltre a Ciapera, era dei gruppi di qua, quasi qua, facendo una burgà. Sì, per esempio, sì. Ne era una che era più o meno l'ultima cura, ora chi le pratica la zona, l'ultima cura la sarà prima di arrivare a Ciapera. Bene lì, era a Slangul, era una burga. Ah. La burga che si chiamava Simonda, di Schiavi. Ah, Simonda. E chi ha di sempre, cura parla di queste cose, di sempre la tradizione dice, la tradizione racconta. Ah. Cioè chi ha detto le cose che aveva sentito dai rei lassù. Ovviamente, che allora si scriveva con ente. Allora sì, niente, per tutta voce. Si chiamava Simonda e chi ha che era curiosco, l'era andata a vedere e l'avevano trovato. Muraglie del resto della costruzione. E una cosa curiosa, una volta mi li trovò effettivamente insieme ai registri di nascita o morte della Ciapera, tante fumne, il nome della fumna era Simonda. Ah, Simonda. Si chiamava Simonda. Ha capito, proprio come nome. Un nome della Burga. Basta. Poi dopo la durò un certo periodo, poi è sparito. Probabilmente le perduse la tradizione. Appena era nauta. Era nota burgà che si chiamava il Cugne. Il Cugne era sotto la Rocca Provençale. Oh, basta. Una burgà che era come giusta 2-3 ca, e Dischiel, che l'aveva saputa dai vei, che bella lì, era con la cappella, la confraternita, quella che ora è a Ciapera, che dopo l'hanno costruita più bassa. Perché lì probabilmente è venuto giù i frane. La spianata, certo. Come per esempio che i frane l'hanno rovina l'auta burgà, che era la via delle Calaurie, la via che da Saret va a Ciapera, però passando un po' più giuri che è ora. Lì per gli frane, oppure anche valanghe, perché probabilmente lì, una volta il fiocato le fasia. Quella lì si chiamava il Fontanil. Il Fontanil, o basta. E poi parla lì, con simpatica la storia, l'auta burgà, che l'era nemmeno a Ciapera, ma l'era
parte della parrocchia da Celio. Celio. E l'era due, ora è la cappella, da usina due, ora è la cappella di San Pè, giù di Pulmaira, a un certo punto, là, il punto, lì è una cappella, San Pè. Un po' più giù, era una burga. Ora c'era due burga, una le se vedo ancora i ruderi, l'era Iulagné, sì, sì. E l'altra, che la gente su la chiama, la chiama ora, anche se è più, Luvilaret. Luvilaret. Invece chi ha il disco si chiamava Reghe. Oh, si chiamava Reghe. E è una storia. È una storia che chi ha la fa risali al tempo della peste manzoniana. Manzoniana, 1630. Sì, più o meno. E infatti era al parco dell'Ura che si chiamava, che ha lo scrivuto, Pietro Agnelli, non Pietro Agnelli. Mentre la peste infuriava, era morta dappertutto. Che al previa c'era la sugna, una vusca, e diceva va alla Uzet, va alla Uzet perché alla Uzet è una fumna che la, se sent, ma che no, vuol confessarsi da manca di parlate. E che partì a pe, cala giù, arriva a Reghe, trova un lì moribund per la strada, proprio lì per la strada delle Reghe, e la dice ma mi vorrei confessarmi. Guarda, se mi confesso, se mi dà la soluzione, bella lì c'è un cappello pieno di monete d'oro, mi ti do a te. Oh, basta. E il previ, le stai lì, la pensa in un momento, e fa, no, no, mi... mi è un sogno, l'andime che deve andare alla Uzet, e mi metterò mai, mi compito di andare alla Uzet, e l'andai su alla Uzet. La confessa sta fumo, la cappella è morta, quando la venne giù, gli era più niente, il morto era più, il cappello del monete era cosparito. E disca che la burga lì, effettivamente, è stata distruggeva da una grossa frana, si vede che proprio da dove era partita. Sì, sì. Perché dice che Burgalì, la gente era un gram, era una brava gente, era i più ricchi tutti, ma più erano sempre, vedi, niente niente, e allora la castiglia. Ebbene, adesso che sono quasi arrivato alla colmata della punta, saluto a tutti. Dizuma grazie, grazie. Perché che partecipo a queste nostre conte e spero ma trovesse un'altra smana per andare avanti con la storia, magari parliamo un po' più d'Acelio e le borghe un po' sotto e così. Anche del che tanto per cambiare un po'. Buonasera a tutti e grazie. Grazie, buonasera. Al rimedi pissicur, per guarir tutti i magun, le col bleu li su e bur, bagna cauda carde porun, al profum che manda lei, a sparir su tutti mai, la canzon pi bella le, con la bleu li a friciule, e intorno al nostro paiutin, mangian pei vum ad bum vin, bagna ti che bagno mi, mangium a tutti finché snap il pin. La gran meisina per i segri me la bagna cauda, per chi è l'estraco che sta nel bin, gliela bagna cauda, e se qualcun drumpi chitarin, dai e bagna cauda, contro ogni magun, gli rimedi bun, col bagna i purun. Rimedi pissicur, per guarir tutti i magun, le curle li in su e bur, bagna cauda carde purun, al profum che manda lei, a sparir su tutti mai, la canzon più bella le, culat le li a friciule, e intorno al nostro paiutin, mangiando bei vum ad bum vin, bagnati che bagno mi, mangium a tutti finché snap il pin. La gran meisina per i sagrin, le la bagna cauda, per chi è l'estraco che sta nel bin, gliela bagna cauda, e se quei cun rompi chitarin, dai e bagna cauda, contro ogni magun, i rimedi bun, col bagna e purun. Forza fioia, andiamo a tutti a mangiare la bagna cauda!